così numerosi, ringrazio anche tutti i relatori, i presentatori, gli introduttori di questa densa giornata pomeridiana della settimana dell'architettura e della domotica. Abbiamo un sacco di argomenti interessanti oggi di cui parlare. Noi vogliamo sempre inserire all'interno della settimana quello che è lo spunto e gli approfondimenti sul panorama normativo, perché ci sono un sacco di cose di cui parlare, qui tutti i colleghi, no? Abbiamo già iniziato a parlarne anche fuori. Quindi il tema del pomeriggio, aggiornamenti e sviluppi del panorama normativo. Io passo la parola ai nostri rappresentanti degli ordini, no? A Paolo Visentin e Alberto Bevini come Collegio dei Peritori Industriali e Ordine Ingegneri di Modena per un'introduzione e un saluto. Poi è chiaro che, vista anche insomma, la dimensione del nostro evento, penso e spero ci sia un bel dialogo, no? Un rapporto diretto, perché gli argomenti veramente meritano. Bene, un saluto a tutti intanto. Come vedete dal programma, in realtà sostituisco l'ingegner Gambuzzi, che è il presidente degli ingegneri, quindi tanto colleghi in sala, quindi vi porto i saluti da parte sua. Due cose rapide, mentre pensavo alla chiacchierata veloce che volevo fare con voi. La prima, ho pensato all'agenzia, ho pensato a un percorso che si è fatti assieme, che parte dal 99. Parla del piano energetico provinciale, parla dei 10.000 tetti fotovoltaici, parla quindi di una fase di storia in cui effettivamente l'energia era qualcosa di abbastanza visionario e volontario, le tecnologie si stavano sviluppando, quindi noi fondamentalmente cercavamo di anticipare una fase che è scaturita in maniera importante invece alla fine, verso il 2008-2010, e qui vedo qui di fronte a me l'architetto Stefano, e devo fare i complimenti perché credo, per mia esperienza, avendo visto 15 anni arrivare ad oggi, che fondamentalmente l'azione più forte di sviluppo dell'efficienza energetica come cultura è stata in realtà la spinta, il coraggio normativo che ha avuto la Regione Emilia-Romagna nell'applicazione, nella redazione della 156 e delle modifiche successive. È stata coraggiosa anche perché poi dobbiamo immaginare che cercare di spingere anche l'efficienza attraverso la centralizzazione, per esempio, faccio un esempio, della generazione contro gli impianti individuali, e Mauro della NACI lo sa, non è stato facile, quindi qui ricordo Stefano Stefani che con grossi sforzi ha cercato di spingere in questa azione e solo anche attraverso questo coraggio politico si è arrivati a consolidare negli anni una certa standard di qualità che non viene più messo in discussione, al di là poi degli sforzi, degli passi avanti, passi indietro, che sono tipici comunque di una normativa in evoluzione. Il secondo punto invece, e quindi questo è uno stato di fatto, un'evoluzione negli ultimi 15 anni con una grossa accelerazione ultima, e di cui parliamo poi anche oggi, che ci mette in condizioni di avere un apparato normativo efficace e soprattutto, io parlo da tecnico, di fare effettivamente ciascuno il proprio mestiere. E il secondo aspetto, velocemente, poi darò parola al mio collega Alberto Bevini, che rappresenta poi i nostri colleghi progettisti. Il secondo aspetto, vi dicevo, è il fatto che qui a Modena, sempre parlando di cose particolari e penso anche comunque di sforzi straordinari, si è creato un gruppo interessante che ha cercato di cogliere l'occasione del decreto legislativo 102 per attivare un gruppo di lavoro che riuscisse a creare completamente e controllare completamente la filiera, che va dai progettisti, agli installatori e agli amministratori condominiali. Questo sta creando un sistema virtuoso riconosciuto anche dall'esterno e anche in confronto a altre province limitrofe che in realtà non hanno le stesse condizioni attuali. Quindi in questo senso, anche in questo caso, vi dico, ci sono delle condizioni particolari in questo momento per potenziare al massimo la situazione attuale e soprattutto cercare effettivamente ciascuno nella filiera di fare gruppo e di poter portare effettivamente al risultato finale, che è quello di un beneficio per quanto riguarda l'efficienza reale degli impianti. E
Io vi ringrazio dell'attenzione, vi presenterò i prossimi interventi, intanto passo la parola a Sebrevini. Buongiorno a tutti, io sarò più breve perché ormai delle cose più importanti le ha dette Paolo. Io sono il presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Modena. Noi collaboriamo con AES, Bioecola, il laboratorio di domotica da sempre, e io me ne sono occupato dall'inizio quando non ero ancora presidente, e sono tanti anni. Tutte le volte che vengo mi domando, cioè, anzi non mi domando, penso che sia ora anche di fare un po' di ricambio generazionale, nonostante l'età mia è ancora abbastanza, credo, giovane, no? Sono diversamente giovane, comunque sicuramente. Niente, come diceva Paolo, sono state fatte tante cose, abbiamo fatto la cosa che piace più ricordare, però è il gruppo che si viene a creare quando delle persone collaborano in sinergia e si crea anche un gruppo di, tra virgolette, amici. I lavori vengono sempre con le ciambelle, riescono sempre col buco migliore. Sono contento di far parte di questa famiglia, sono contento del lavoro che abbiamo fatto e che faremo, e vi saluto e vi lascio tutto il tempo per questa giornata che è veramente, veramente importante e densa di argomenti che spaziano dall'energia, di quello che sarà il futuro dell'energia, di quello che è il presente e delle normative che, come diceva Paolo, per noi sono belle e chiare, e per i progettisti avere una normativa chiara di riferimento è una cosa sicuramente importantissima. Grazie a tutti. Direi di cominciare quindi con l'intervento di Stefano.